È lunedì 13 marzo, ben trovati con il TG Distretto di quest'oggi. Torna da domani a venerdì in Brasile Expo Revestir, per la prima volta all'interno del nuovo Sao Paulo Expo di San Paolo. A rappresentare la tecnologia Made in Italy saranno 15 aziende nella collettiva Acimac, BMR, Certec, Inkside, Interser, LB Technology, McTiles, Metco, Bocedi, Officine Smac, Pemo Pumps per il Sinotto, SACMI, Stilgraph, System Ceramics e Tecno Ferrari ed anche Tecmac. Il Brasile è il terzo produttore mondiale di piastrelle con 1049 milioni di metri quadrati prodotti nel 2021, dunque un buon mercato per la tecnologia italiana. Il Sud America, di cui il Brasile è il principale utilizzatore, è la terza area per importanza di export con 215 milioni di euro nel 2021, il 14% del totale dell'export della tecnologia italiana nel mondo. È in programma venerdì prossimo, 17 marzo, l'Auditorium Santa Apollonia di Firenze, la premiazione della 11ª edizione del concorso La Ceramica del Progetto. Si tratta di quel concorso, lo ricorderete, che premia i progetti realizzati con ceramiche Made in Italy. Prima della premiazione, l'architetto Mario Cuccinella terrà una lezione dal titolo Il futuro è un viaggio nel passato, riflessioni intorno alla sostenibilità. Oltre 80 i progetti pervenuti, tutti ovviamente, come vi abbiamo detto, realizzati con ceramiche Made in Italy. Ed ora veniamo al dispetto di oggi. Via dalla settimana scorsa al porta a porta in quel di Sassuolo, ma solo in alcuni quartieri, dai quali sono stati rimossi i cassonetti di carta e plastica che vengono ritirati a domicilio, mentre sono cippati e quindi non accessibili a tutti, se sprovvisti di apposita tessera, quelli per l'indifferenziata. Morale? A sentire i social sono in parecchi che, non sapendo dove mettere il pattume, lo caricano in macchina e lo portano nei quartieri dove i vecchi cassonetti ci sono ancora. Una leggenda metropolitana. A vedere quanto sono pieni i cassonetti di alcune zone cittadine dove il porta a porta non è ancora in vigore, non si direbbe. E siamo solo all'inizio. RAC ha rinnovato la partnership con SACMI per sostenere la crescita di domanda in ambito tableware. Già leader di mercato, RAC si attrezza per aumentare la capacità produttiva annua dell'impianto stoviglie di Ras Al Khaimah di ulteriori 10 milioni di pezzi. In questa prospettiva, di recente installato e collaudato una nuova soluzione per la pressatura isostatica di articoli in vitreous china, caratterizzata da elevata automazione, flessibilità su mix produttivi diversificati e bassi consumi. Per lo sport ci occupiamo di calcio, colpo del Sassuolo che ieri all'Olimpico ha battuto la Roma 4-3. Neroverdi ora 33 punti, gli stessi del Monza, al 13° posto in classifica. Prossimo impegno la sfida casalinga di venerdì prossimo alle 18:30 contro lo Spezia. In Serie B il Modena ha battuto il Pisa 1-0, prossimo impegno la trasferta a Palermo, venerdì 17 alle 20:30, in classifica i canarini sono decimi a 38 punti, uno in meno del Palermo che appunto affronta venerdì. In Serie C la Reggiana ha perso invece in casa 1-0 con l'inseguitrice Entella, i Granata sono ancora primi a 68 punti, solo 3 in più dell'Entella. Prossimo impegno domani sera alle 18 in trasferta contro Pontedera. Chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico italiano, supera i 2.815 miliardi di euro. Arrivederci.